Io rappresento l'azienda Mezza Corona per i vini tranquilli. Siamo nati nel 1904 come cooperativa in Trentino e poi nel 75 siamo diventati anche proprio spumantisti con il metodo classico, quindi Trento DOC e Rotary. Allora noi produciamo, il vino che vi presento ora è un Alper Regis di Rotary, è un 100% Chardonnay, quindi un Blanc de Blanc trentino, molto elegante, e cresce a più di 500 metri d'altezza, quindi otteniamo la freschezza delle uve Chardonnay per ottenere una acidità molto ricca. E da qui possiamo rifermentare il vino direttamente in bottiglia seguendo quello che è proprio il metodo classico, e quindi sosta per più di 48 mesi e lo classifichiamo come extra brut, il che vuol dire che ha un residuo zuccherino molto basso e siamo sui 4 grammi litro circa di zucchero per litro, chiaramente, quindi un prodotto molto elegante, raffinato e che consigliamo anche da proprio invecchiamento, perché 5-10 anni li sosta veramente, li regge senza nessun problema. La cantina Tramin, siamo locati a Termeno, che è la zona dell'Alto Adige in provincia Bolzano, specialmente conosciuto per i vini bianchi aromatici. Vorrei presentarvi il nostro vino di punta, che è il Nussbaumer Gewürztraminer, un Gewürztraminer di selezione della microzona Nussbaumer. Un vino di una elevata concentrazione di profumi di rosa, di lici, è veramente una grande esperienza come vino bianco. E noi produciamo vitigni soltanto in biologico, in organico, con certificazione DOC, quindi certificazione DOC dell'Etna. Lo facciamo con tanta passione, siamo una piccolissima azienda dove andiamo a cercare il territorio. Per noi è importante che le nostre bottiglie esprimano il territorio. Quest'anno presentiamo il Rosato 2012, che è il primo vino che viene fuori dalle nostre cantine con la dicitura biologico. È un vino molto interessante perché è un vino da tutto pasto, può andare dall'aperitivo sino ad arrivare alla carne o al pesce. Lo facciamo in maniera naturale, non aggiungiamo nulla, non ci interessa fare grandi numeri, ci interessa produrre vino di grande qualità. Un'azienda che comprende tra le varie aziende il Corvo, l'azienda Corvo, Florio, poi abbiamo anche Toscana con Caparzo e Barone di Valforte e Abruzzo e Champagne Lanzon. Per quanto riguarda la Sicilia, il vitigno Nero d'Avola, infatti è un vitigno autoctono proprio siciliano, molto particolare e niente, abbinabile dall'aperitivo a portate di carni, molto particolare, è stupendo.